Bentornati su NVR, l'unico show che parla del mondo della realtà virtuale. Io sono Lumior e nell'episodio di oggi vedremo come finalmente Pico ha deciso di fare la sua mossa. Con un visore, ma che forse non è quello che ci aspettavamo. È il Quest 3 Killer? Poi TLC finalmente ha fatto partire il crowdfunding su Indiegogo, dei primi occhiali a realtà aumentata con dei display micro LED. Incredibile. Meta potrebbe averci appena confermato come sarà il Meta Quest 3 Lite e vedremo degli occhiali che ti permettono di tracciare gli occhi senza nessuna telecamera, attraverso il suono. E come sempre, se arrivate fino alla fine del video, fino a profondo gigantesco, fatemelo sapere. Ok, iniziamo da questi occhiali di TLC super interessanti. È partito il crowdfunding su Indiegogo, sembra che dovrebbero arrivare intorno ad aprile. E sì, sono degli occhiali abbastanza rivoluzionari. Si parla effettivamente dei primi veri occhiali a realtà aumentata probabilmente sul commercio, il significa che sono degli occhiali che non hanno bisogno di altri dispositivi come telefoni, come computer, ma che è tutto dentro solo la scocca degli occhiali, mettiamo conto. Questi tipi di occhiali dovrebbero costare a quanto pare intorno ai $700, ma forse la cosa più impressionante è che avranno i display micro LED. Attenzione, per chi ha visto la mia guida sulla realtà virtuale sa benissimo di cosa parliamo. Non parliamo quindi di display micro OLED, quindi OLED on silicon, si parla di display veramente micro LED. E questa è una cosa abbastanza allucinante, perché nessuno aveva mai usato dei display micro LED, perché ancora non era avanzata la tecnologia su nessun dispositivo XR. Questo è il primo dalla tecnologia OLED, si prosegue su un lato e Apple sembra essere su quel fronte lì, e ci sono altre persone, come in questo caso TLC e tantissimi altri produttori, che si stanno approcciando ai display micro LED. E tra i due quello un po' più promettente sembra essere effettivamente i display micro LED. Ora, non starò qui a spiegarvi esattamente come sono i display, vi lascio in descrizione il video sulla guida della realtà virtuale che ho fatto, dura un pochino ma vi istruisce su praticamente tutto quello che avete bisogno di sapere sulla realtà virtuale. Detto questo, la cosa un po' assurda è che non ci sono attualmente visori annunciati che utilizzano questi micro LED. È una tecnologia un po' nuova che non si sa bene che pesci prendere e sembra anche piuttosto costosa, infatti mi sorprende un botto. Quindi TLC, un applauso per te, soprattutto perché sei riuscito a mettere in un dispositivo, diciamo, XR per la prima volta un display, soprattutto nel mercato consumer, che ti permetta di avere tale fedeltà visiva. Occhio, non sono occhiali perfetti, ti permetteranno quindi di fare le solite cose in casa, fare cose quindi vedere finestre, vedere dei messaggi, rispondere, poter addirittura andare fuori casa e quindi magari, immagino, avere cose come Google Maps per indirizzarti un po' nell'ambiente circostante, ma soprattutto una cosa molto bella secondo me è il fatto di avere la traduzione in tempo reale con una persona e con una proprio con il testo di ciò che sta dicendo sopra quella persona. È una cosa molto molto interessante e promettente. Ora, io voglio veramente sapere se effettivamente è così buono come promettono, ma è un primo tassello, secondo me anche quasi storico, per vedere non solo dei display micro LED finalmente da qualche parte che non sia nei laboratori, ma un dispositivo a realtà aumentata che tutto funziona nella scocca, che non hai bisogno di... tu lo prendi, te lo indossi e hai tutto già là. Ovviamente funziona attraverso i tasti, attraverso superfici touch, ci sono gli speaker, ci sono microfoni, quindi tu puoi comunicare con la tua voce con gli occhiali. Insomma, sembra una cosa super promettente. Se effettivamente esce ad aprile, io non vedo l'ora di saperne di più. Organizzato da Niantic insieme alla 8Wall, con anche collaborazione da parte di Meta, c'è stato questo laboratorio con tre team che hanno creato delle applicazioni molto interessanti per vedere come delle applicazioni in realtà aumentata possano funzionare sia tramite telefoni che tramite visori. Ora vi faccio capire bene. C'erano questi team che dovevano creare delle applicazioni, dei giochini, con qualche paletto, tra cui il fatto che dovevano creare una roba del genere tenendo conto che il Meta Quest 3 e il telefono dovessero comunicare in qualche modo. C'è un giochino con una foresta, c'è un giochino con degli alveari, sono molto molto simpatiche, ma quest'ultimo infatti si è concentrato soprattutto nella dualità di applicazioni che vanno fuori all'aperto e invece cose che puoi fare dentro casa. Quindi all'aperto tu utilizzavi il telefono per esplorare tipo Pokémon Go andando in giro, e invece
invece nel visore, allo stesso tempo che quella persona individuava degli alveari per raccogliere delle risorse, nel visore invece, stando dentro casa, e vi ricordo ragazzi, non usate visore troppo fuori casa, sennò cioè dentro casa, quindi tu usavi il Meta Quest 3 per magari difendere l'alveare da che ne so, da degli insetti che potrebbero danneggiarlo, o riorganizzare un po' le risorse, insomma tu che stai fuori casa e tu che stai dentro casa potete comunque comunicare con due dispositivi diversi, e questa è una cosa fichissima. Vorrei tanto vedere più giochi o applicazioni che collaborano così, ma questo ci fa capire un po', diciamo, quanto potenziale c'è nella realtà mista e quanto effettivamente i visori non debbano per forza essere una cosa a sé, ma possano comunicare non solo con telefoni ma con tante altre cose. Davvero interessante. Torniamo a parlare di occhiali tecnologici. Questa volta a New York, all'università di Cornell, praticamente sono riusciti a trovare un nuovo modo per poter tracciare la posizione dei nostri occhi. Sappiamo come, per esempio, l'Apple Vision Pro, quello che fa con gli occhi è ti permette di non dover andare lì col puntatore e cliccare un'icona, ma lo puoi fare solo guardando con gli occhi, o dei giochi ti permettono di renderizzare solo quella parte in cui tu stai guardando, invece tutto il resto che non stai guardando direttamente viene ridotta la qualità grafica. Questa cosa viene chiamata foveated rendering, e ci sono quindi un botto di applicazioni o di cose che puoi fare tracciando gli occhi. È veramente una roba assurda. Questa è una cosa abbastanza promettente, soprattutto da un punto di vista della privacy. Invece che avere tantissimi sensori che ti guardano sempre, costantemente gli occhi, questo nuovo sistema promette che questa cosa non si debba più fare, non dovendo necessitare queste robe di essere accese tutto il tempo, sempre funzionanti. Invece funzionano solo quando tu ne necessiti, oppure il costo si riduce di un botto. E tutto questo perché si tratta di microfoni e casse che costano veramente pochissimo, e non solo questo, le dimensioni si riducono di un casino. Quindi, come detto, si basa su casse e microfoni. Sono essenzialmente quindi degli speaker che non fanno altro che sparare dell'audio alla tua faccia, audio che chiaramente tu non puoi sentire. Una volta che questo suono riarriva alla nostra faccia, rimbalza in fuori, e ci sono dei microfoni che captano tutti questi suoni e riescono effettivamente, attraverso ovviamente l'intelligenza artificiale, ad avere una stima di dove sono posizionati i tuoi occhi. Assurdo. Ovviamente rispetto a delle telecamere che stanno puntando ai tuoi occhi, che sono sicuri a quello che stanno puntando, è molto meno preciso. Chiaramente non sono a quei livelli, ma è un prototipo fatto all'università, quindi non è un prodotto che costa 4.000 euro, ma che dicono che possa migliorare. In più, essendo che la posizione degli occhi cambia, non puoi posizionare questi sensori sempre nello stesso posto. Attualmente devi posizionarli o devi calibrare anche l'intelligenza artificiale in modo che si adatti alla singola persona. Non è ammissibile, non puoi fare una cosa del genere, quindi anche lì siamo abbastanza indietro. E anche lì mi chiedo, ma se stai in un posto che c'è troppo bordello, riesce quindi l'intelligenza artificiale a non lasciarsi distrarre da tutti questi altri suoni? Quindi tecnologia super interessante, che secondo me, a parte tutto, la cosa migliore è che funziona e le dimensioni degli occhiali non sono troppo grandi, non devi avere dei sensori tipo telecamere, no? Bene, parliamo di Pico. Siamo di fronte al Pico 5? No ragazzi, mi dispiace, no. I rumor che c'erano stati sembrano essere effettivamente veri, non c'è una conferma su questa cosa qua, ma la news di oggi probabilmente ci darà conferma di questo. Il visore che ci verrà presentato si chiamerà probabilmente Pico 4. S. E finalmente abbiamo abbastanza informazioni da poter esserne più convinti. Si parte in primis da un trademark, quindi un marchio registrato cinese proprio di Pico 4 S, anche perché avrebbero potuto prendere semplicemente un marchio che non abbia il 4 nel nome, ma semplicemente il 5. In più, i controller che avevamo visto un po' di tempo fa, queste immagini leakate di questi controller stile Quest 3, quindi senza l'arco, presenta il Pico 4, e c'era quindi questo rumor di questa versione di Pico 4 leggermente più potente con un upgrade per quanto riguarda i controller. Anche qui sembra vera, perché nel software in Pico Connect, quindi quello del PC, sono stati trovati proprio dei render di questi controller, in più sono state trovate delle icone di questi controller con sempre la dicitura Pico 4 S. Quindi, se ricapitoliamo tutto, si parla quindi della stessa identica telecamera RGB, le stesse telecamere fuori per il tracking,
forse avrà quindi il nuovo processore Snapdragon XR2 Gen 2, quindi lo stesso che ha il Quest 3, probabilmente un upgrade dei controller. Basta, non mi aspetto un upgrade a livello di display, non penso che faranno molto. Mi tengo un po' più conservatore, nel senso che secondo me se si chiama Pico 4S, S magari è per Super, quindi qualche roba in più, non lo so. Quindi fanno uscire un visore, ma per quale motivo fanno uscire un visore che non è pienamente una versione nuova? Perché portare una via di mezzo? Probabilmente perché avevano già in mente di pubblicare il Pico 5, ad un certo punto gli hanno detto no, non fermatevi con lo sviluppo, non vogliamo più fare questo tipo di visori, non vogliamo più seguire la fascia tipo il Quest 3, ma invece vogliono approcciare qualcosa di più tipo Vision Pro. Però avevano già dei prodotti, avevano già speso qualcosa, quindi probabilmente sono arrivati ad un certo punto, hanno impacchettato un po' tutto, hanno detto va bene, lasciate tutto quello che aveva il Pico 4, aggiungete qualche roba nuova, non si può considerare Pico 5 e fatelo uscire. Probabilmente è una roba del genere. Magari sì, una cosa un po' più sul costoso tipo Quest 3. Parlando di costoso, vediamo il visore di Meta più economico. Allora, ci sono un sacco di rumor riguardo questo fantomatico Meta Quest 3 Lite. Si parla quindi di visore più economico, che abbia molte delle cose che ha il Quest 3, soprattutto il processore. Come potrebbe essere questo Pico 4S, una cosa molto molto simile, però che costa molto meno. A questo punto il Pico 4S potrebbe essere identificato come il Meta Quest 3 Lite, però di Pico. Abbiamo un po' di informazioni, ma non sappiamo bene dove poter lanciare la nostra freccia. Ecco, potrebbe essere che finalmente abbiamo una conferma se il Meta Quest 3 Lite avrà le telecamere a colori come il Meta Quest 3 o no. Che è una cosa in realtà importantissima del visore, perché ci farà capire tantissime cose. E ragazzi, ancora una volta l'informazione ci arriva da Meta. Bose, il capoccia della sezione VR IR a Meta, su Instagram ogni tanto risponde a delle domande. E questa volta ha risposto ad una domanda in modo molto interessante, parlando quindi del sistema operativo del Quest 3, dicendo non avevo un'idea proprio chiara di come sarebbe dovuto essere il sistema operativo. Per quanto mi riguarda è una cosa abbastanza normale, ogni visore ha portato qualcosa di nuovo. Come fai a creare un sistema operativo che funzioni ovunque se continui a cambiare un po' le cose? Per dire, se il Meta Quest Pro ha l'eye tracking, puoi aggiungere il sistema tipo Apple Vision Pro che ti permette di selezionare le icone solo guardando? Sì, puoi farlo, ma poi il Meta Quest 2 e il Meta Quest 3 non hanno l'eye tracking, quindi non l'hanno fatto. Puoi creare un sistema operativo basato sulla realtà mista, dato che finalmente col Meta Quest Pro e il Meta Quest 3 puoi guardare il mondo reale? Sì, perché comunque il Meta Quest 2, per quanto ha una base di realtà mista, è comunque in bianco e nero. E qui nasce probabilmente ciò che non doveva dire Bose, secondo me. Adesso che con il Meta Quest 3 hanno questa base di realtà mista e mani, finalmente hanno un'idea su come potrà essere il sistema operativo. E quindi se lui dice che la base è eye tracking e hand tracking, sicuramente il prossimo visore avrà queste due cose. E quindi molto probabilmente il Meta Quest 3 Lite avrà le telecamere a colori. Ecco qui che finalmente abbiamo un'idea su come potrà essere questo fantomatico Meta Quest 3 Lite. Realtà mista, con telecamere a colori, processore XR2 Gen 2, lo stesso del Meta Quest 3, c'è l'incognita delle lenti, a mio parere per risparmiare manterranno le stesse lenti del Meta Quest 2, quindi le lenti Fresnel, nonostante per me le lenti del Quest 3 sono la cosa più importante del mondo. Proprio, cioè, i controller saranno gli stessi del Meta Quest 3 e con dei materiali leggermente meno costosi, quindi ancora più plasticosi, e tagliando i costi un po' qua e là, magari la risoluzione sarà leggermente peggiore di quella del Quest 3. Ecco qui che abbiamo un visore decisamente meno costoso. Quindi, molto bene, penso. Cioè, mi piace questo visore, mi sembra buono. Ripeto, le lenti. Oh, eccoci arrivati finalmente a Profondo Gigantesco, la parte in cui parliamo in modo più tranquillo. Allora, rispondo a un commento vostro, in realtà, ripeto, come al solito molte delle volte già vi rispondo o voi vi rispondete, però mi sembra buono dirlo un po' a tutti. Questa cosa qua riguarda l'aggiornamento V63. Il commento è di 900777, ma perché mettere specificamente Meta Quest 3 e VR sdraiato nel titolo, se poi questa funzione sarà assente proprio sul Quest 3?
mi ci hai fatto sperare inutilmente, ad essere sincero. Ora capisco benissimo che il titolo a volte potrebbe essere fuorviante. Partevo dal presupposto che molte persone magari non sanno di cosa stiamo parlando. Nella V63 è stata aggiunta una nuova funzione, una nuova possibilità che ti permette di utilizzare il tuo MetaQuest 2 e MetaQuest Pro, solo questi due, da sdraiato, disteso, in modo che puoi mettere il visore e stare disteso, eccetera, e continuerà a funzionare benissimo. Ovviamente nel titolo non è che posso mettere questo funziona per uno, questo funziona nell'altro, ho messo un po' tutto insieme, quindi capisco quindi la roba nel titolo. Nell'aggiornamento V63 specificamente non arriva per MetaQuest 3, proprio Bose su Instagram, come ha risposto a questa roba qua del sistema operativo, ha risposto anche rispetto a questa versione da sdraiato perché non è su Quest 3. Non è su Quest 3 per un fatto della realtà mista, da del Guardian, che adesso usa anche il sensore di profondità. Su Quest 2 e su Quest Pro hai un mapping diciamo più tranquillo, invece nel Quest 3 hai proprio il sensore di profondità che deve mappare la tua stanza. Bose dice anche che è per un fatto di privacy, per un fatto di forse leggi, insomma, vabbè, comunque capite che è una roba un po' più difficile da fare rispetto agli altri visori. Ha confermato che arriva, cioè non è che non arriva, non è che l'hanno messo su Quest 2 e su Quest Pro e non arriverà mai. No, su Quest 3 riusciremo ad utilizzarlo anche da sdraiati, solo che ci vuole più tempo. Volevano far uscire questo aggiornamento V63 e hanno detto la versione da sdraiati adesso c'è su Quest 2 e su Quest Pro, e poi successivamente arriverà anche su Quest 3, probabilmente nell'aggiornamento già V64, ma chi lo sa. Questa è anche una piccola correzione, ragazzi, sì, la modalità da sdraiato arriverà anche su MetaQuest 3, non vi preoccupate, non vi preoccupate. E come sempre io sono Lumior, vi potete iscrivere al canale se vi piace un po' la VR, questi sono dei video che potrebbero interessarti. Ciao!